sito che ritengo veramente molto importante, perché non per voler elogiare così inutilmente, ma abbiamo dei lettori di grosso calibro, tutte persone che per tutta la vita si sono impegnate, interessate nello studio dei diritti, sia dei diritti sociali che delle questioni del lavoro, e in particolare riguardo i temi della salute. L'evento di oggi è stato, sarà proprio breve perché non c'è molto tempo, l'evento di oggi è stato promosso dal Laboratorio Sociale Shabbat, che da poco è stato aperto ad Alba ed è stato organizzato in collaborazione con il gruppo Scintilla di Milano, gruppo anche questo da sempre impegnato relativamente alle questioni dei diritti costituzionali e del lavoro. Nel corso di questa giornata affronteremo in particolare il tema del rapporto salute-lavoro e dell'ambiente di lavoro quale causa scatenante di malattie professionali. Malattie professionali che negli ultimi tempi, in questi ultimi anni, hanno comunque registrato un'impennata nel numero, sia nella casistica che nel numero dei casi. Questo fatto, accompagnato anche da un incremento degli infortuni sul lavoro e delle morti sul lavoro, incremento anche considerevole, ci sta ad indicare che in realtà nei luoghi di lavoro si è registrato un regresso delle condizioni di vita rispetto alla sicurezza, al benessere e alla tutela del diritto alla salute nei luoghi di lavoro. Oggi tratteremo anche di leggi che sono a tutela di questo diritto, ma anche di altre leggi, mi riferisco al Job Act e a tutte quelle leggi che negli ultimi anni e anche negli ultimi decenni hanno di fatto precarizzato il mondo del lavoro, hanno ulteriormente compromesso questo diritto, ovviamente peggiorando le condizioni di lavoro con un'esacerbazione dello sfruttamento, della rivalità tra lavoratori, della concorrenza tra lavoratori, ed esponendo anche notevolmente al rischio della disoccupazione, con tutte le ricadute sociali che questo fenomeno ha negative. Parleremo anche degli strumenti legali e istituzionali a cui i lavoratori possono ricorrere nel caso ritengano di aver subito o comunque abbiano subito, stiano subendo dei danni relativamente alla loro integrità psicofisica, alla loro salute. Prima di dare la parola ai relatori, ricordo che appunto presso il centro sociale che abbiamo aperto da poco ad Alba è stato aperto uno sportello lavoro dove chiunque può rivolgersi per esporre le proprie problematiche lavorative e anche per avere eventuali consigli. Ed ora passo a una breve presentazione dei relatori. C'è il dottor Fulvio Aurora, giornalista, direttore della rivista di Medicina Democratica, che ci parlerà di malattie professionali e delle leggi inerenti alla materia. Poi Edoardo Bai, medico del lavoro, presidente della sezione di Milano del gruppo ISDE Medici per l'Ambiente, che ci parlerà di malattie professionali in relazione all'ambiente di lavoro, con particolare riferimento ai settori della ristorazione e dell'agricoltura. Ho chiesto questo al dottor Bai perché al nostro sportello lavoro recentemente si sono presentate persone, giovani lavoratori in particolare, che ci hanno esposto delle situazioni abbastanza problematiche di condizioni di lavoro. Poi Michele Michelino, pensionato, ex operaio delle officine Breve Pirelli e presidente del Comitato per la difesa della salute nei luoghi di lavoro e nel territorio di Milano, che ci parlerà delle lotte operaie per la salute in fabbrica. Fausto Pezzi, dello sportello Salute e Lavoro della CGIL di Carmagnola Moncalieri, che ci parlerà delle modalità di gestione dello sportello e delle procedure da seguire in caso di ricorso. Andrea Monti, operaio precario, rappresentante del gruppo Scintilla che ha collaborato con noi,
dunque del gruppo Scintille, del gruppo Gramsci Berlinguer, che ci parlerà di diritti sociali e Costituzione. Claudia Caldeloro, avvocato, che ci parlerà degli strumenti legali e istituti per la prevenzione, tutela e sicurezza del lavoro. Purtroppo devo chiedervi di limitare a una ventina di minuti questo intervento, perché il tempo ci è sempre un po' tiranno, però confidiamo che magari avremo anche altre occasioni per incontrarci e approfondire ulteriormente i temi che tratteremo stamattina. Quindi augurando a tutti un buon ascolto, anche proficuo, per le informazioni che ci verranno date, passo direttamente la parola al dottor Puglia Aurora. Buongiorno, scusa ma non so, per tua fortuna. In effetti io sono diventato giornalista, avendo fatto tutti i vari esami, però in origine ero un operaio metalmeccanico, facevo il saldatore come Candini, e quindi ho questa tradizione, perché in effetti sono entrato in medicina democratica negli anni 70, e medicina democratica non è stata e non è un'organizzazione di medici, no? Ci sono anche i medici, però è nata nel 1976 su una mozione presentata da un centinaio di consigli di fabbrica, esperti e ricercatori, e si è formata come movimento di lotta per la salute. Quindi c'è stata sempre, e questo io ritengo che sia importante anche oggi, una dialettica fra gli esperti e comunque i lavoratori e i cittadini. Quindi diciamo questo come premessa. Allo Stato io sono responsabile delle vertenze giudiziarie, perché Medicina Democratica è impegnata da un po' di anni a questa parte, cioè cerca di intervenire anche sul piano della giustizia, pur sapendo gli enormi limiti che ha la giustizia oggi, che ci sono nella giustizia italiana oggi, però pensiamo che sia uno strumento che vada utilizzato, no? Per quanto man mano che passa il tempo diventa sempre più difficile. Solo per fare un esempio, io la settimana scorsa sono stato a Torino, visto che qua siamo in Piemonte, dove avevamo una sentenza a riguardo della Montefibre di Verbania, sul tema amianto, e questa sentenza è stata assoluzione piena, perché il fatto non sussiste per tutti gli imputati. Ed era invece qualcosa che noi pensavamo che invece avesse dovuto portare a condanna. Ma comunque, diciamo che anche in quest'ultimo periodo il tema di amianto, le sentenze, salvo le ultime della Cassazione, sono state abbastanza negative. Però al di là di questo, io credo che il tema che noi trattiamo della salute e dei diritti dei lavoratori, dei diritti di salute del lavoratore, dei lavoratori, resta assolutamente importante. Forse la differenza, perché io volevo fare anche un po' di storia, però adesso assolutamente occorre essere spiegati, no? Ma la differenza che c'è fra ieri, parlo appunto data l'età, parlo dei tempi in cui c'erano i consigli di fabbrica, e oggi è abbastanza pesante questa differenza, perché oggi noi siamo volti a fare le analisi e a fare le denunce, e siamo molto poco interessati, ma siamo molto in difficoltà a dire che cos'è che si deve fare, no? Mentre ai tempi
si cominciava da una cosa molto semplice, in fabbrica, ma in fabbrica ma anche negli altri luoghi di lavoro, che era quello di dire qual è il ciclo produttivo, no? Ricostruire il ciclo produttivo, cominciare a vedere quali sono le condizioni di fabbrica, i danni e i rischi, cercare di vedere quali erano le sostanze presenti nei luoghi di lavoro e dopo aver fatto questa analisi, fatta tramite e dentro nei gruppi omogenei e quindi con i lavoratori, non semplicemente chiamando il servizio di prevenzione, il dottor Bai, del servizio di prevenzione del lavoro e dicendo a lui tu adesso ci dici cosa dobbiamo fare. No, questa cosa si chiamava anche il dottor Bai e si discuteva su che cos'è che si dovesse fare. No? E quindi questo secondo me è una cosa fondamentale che richiederebbe di essere certamente ripresa. Bene, allora noi oggi dovevamo discutere degli infortuni e delle malattie professionali in particolare, malattie professionali che sono numerose, fra virgolette, e cioè sono forse anche professionali, dovremmo chiamarle malattie da lavoro, no? E queste malattie da lavoro dipendono dalla condizione di lavoro, la condizione organizzativa, non c'è solo l'esposizione a sostanze, ma c'è il tipo di organizzazione del lavoro, c'è la condizione complessiva, la relazione che c'è fra il lavoro e l'ambiente, la relazione che c'è fra il lavoro, l'ambiente e la condizione sociale personale, cioè la cosa è abbastanza complessa, no? E io credo forse una cosa fondamentale attuale è proprio quella della questione ambientale, della relazione che c'è con il discorso ambientale, tanto per dire, ancora parlando di processi, noi martedì avremo una sentenza, la sentenza arriverà dopo qualche giorno, davanti alla Corte di Cassazione rispetto ad una fabbrica, credo assolutamente nota, che è l'Ilva, sempre per il discorso dell'amianto, e questa fabbrica è ben nota non solo per gli infortuni sul lavoro dei lavoratori e le malattie professionali dei lavoratori, ma anche per le morti dei cittadini di Taranto e zona, no? E quindi questo è un problema assolutamente irrisolto da parte dei sindacati, cioè quello di che tipo di relazione c'è, no? Perché c'è il discorso dell'occupazione, o la salute o l'occupazione. Questo, anche se non viene detto mai formalmente, però è un po' sempre al fondo del problema, no? E quindi di fatto quando c'è di mezzo l'occupazione, la salute resta ancora in viene poco messa in discussione, viene messo poco in risalto. Allora questo cosa implica? Implica che di fronte alla quantità e alla qualità degli infortuni e delle malattie professionali si considera come una cosa normale, no? Ci sono gli incidenti, no? Diventano importanti quando sono tanti, quando i morti sono tanti, se uno 7 morti alla ThyssenKrupp, quelli che poi altre fabbriche dove la gente crepa per le esalazioni di sostanze tossiche e cancerogene, cioè allora in questo caso viene messo sul piatto l'importanza dell'infortunio sul lavoro, l'importanza della malattia. Per di più la malattia è siccome la malattia non è che viene subito, e soprattutto se parliamo di malattie di carattere tumorale, che sono tante, adesso qui i dati INAIL dicono circa 2000, ma è sicuramente un dato sottostimato, no? Queste malattie non fanno notizia perché arrivano dopo
anni di tempo da quando il lavoratore è rimasto esposto fino a quando ha manifestato la malattia. E quindi anche questo è un discorso che va assolutamente preso in considerazione. E dicevi, dati INAIL. L'INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, e credo che sia da mettere un po' in discussione questo istituto. Non viene mai messo in discussione perché è molto potente. Se qualcuno ha visto, cioè non solo il grande palazzo che c'è a Roma, all'Euro, ma anche quelli che, almeno noi ce l'abbiamo in Lombardia, cioè sono dei palazzi, cioè è difficile scalzare l'INAIL, no? E l'INAIL è venuto fuori, c'è tutta una storia, già alla fine dell'Ottocento i padroni si erano organizzati per avere un'assicurazione, perché già in quel periodo cominciavano delle denunce, andavano davanti ai tribunali e i tribunali molte volte condannavano e dovevano pagare i risarcimenti, no? E quindi questo li ha portati ad assicurarsi. Queste assicurazioni si sono poi unificate, hanno fatto un'unica assicurazione che poi era un'assicurazione padronale che poi è stata assunta dallo Stato, 1936, e c'era una bella F in mezzo però, Istituto Nazionale Fascista Assicurazione Infortuni sul Lavoro, INFAIL, no? E questo lo dico perché insomma ci è rimasto un po' il sapore in bocca di quella F che era presente, no? Anche perché che cosa è successo? Che dopo la Costituzione ma ancora prima della Costituzione 1944, quando è stata fatta la prima ipotesi di riforma sanitaria dal Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia, in cui è venuto fuori un discorso della salute sul territorio, tanto che sono state inventate le unità sanitarie locali. Quando è uscita dopo parecchi anni la legge di riforma sanitaria, di cui si ricorreva il 40° l'anno scorso, a parte che sarebbe da dire quest'anno perché la legge è stata approvata il 23 dicembre del 78, quindi poi non è cominciata a Natale, evidentemente è andata avanti l'anno successivo, ma in quell'occasione era stato definito che tutto ciò che riguardava il discorso della salute dovesse essere messo nelle unità sanitarie locali, e quindi anche gli infortuni e le malattie professionali dovevano fare riferimento ai servizi territoriali, alle USL, e il riconoscimento doveva essere delle USLA e non invece dell'INAIL, cosa che avrebbe dovuto, c'era scritto nell'anno successivo, quindi fine del 79, non doveva fare più questo lavoro. Non è successo. E 10 anni dopo, nel 89, c'è stata una legge finanziaria che ha definitivamente ricompattato l'INAIL come ente che si doveva occupare degli infortuni e delle malattie professionali. Naturalmente c'è stato un lavoro, soprattutto dei servizi di prevenzione, assolutamente importante, però il discorso infortuni e malattie professionali è stato separato perché è stato messo insieme al discorso assicurativo, no? Cioè quindi il riconoscimento, chi riconosce poi è quello che paga, che se uno ci pensa forse c'è un po' di conflitto di interessi rispetto a questo discorso, no? Tanto che se uno guarda i dati e dice gli infortuni e le malattie professionali che sono state adesso è finito il dato, che sono state, oppure anche gli infortuni che sono stati 400.000,
insomma, prendiamo le malattie professionali sono state nel 2017, l'ultimo dato utile, 58.000, circa 2.200 in meno del 2016, ma in aumento del 25% rispetto al 2012. Ne è stata riconosciuta la causa professionale al 33%, cioè c'è una differenza tra la denuncia e il riconoscimento, cioè praticamente ti viene riconosciuto un terzo, no? E devi fare delle domande, poi c'hai le due colonne, c'hai le malattie che sono tabellate e c'hai quelle che non sono tabellate, in cui devi dimostrare tu che quello è una malattia professionale. E quindi questo è effettivamente qualcosa che deve essere messo in discussione. Adesso noi ci siamo accorti per l'INPS che riconosce l'invalidità, che il contratto di lavoro dell'INPS, dei medici che fanno questo lavoro, stabiliva che meno riconoscimenti il medico fa e più prende soldi. Ma questo ce l'abbiamo dimostrato. E il sospetto, dico, non l'abbiamo dimostrato, no? Cerchiamo di capirlo, però non è facile. Quello era facile perché c'era scritto nel contratto, no? Scoppiato lo scandalo, eccetera. Però dopo lo scandalo tutti sono scandalizzati, però hanno detto aspettiamo che il contratto scada e poi dopodiché lo cambiamo, no? E l'impressione che noi abbiamo è che questo succede anche per l'INAIL e per le malattie professionali. E quindi impressione nel senso che uno va lì e capisce che cosa c'ha di fronte. Quindi questo, diciamo, è un altro discorso che assolutamente va preso in considerazione. Allora, diciamo, se le malattie professionali sono di questo numero e naturalmente sono diverse, no? Adesso noi abbiamo lavorato molto di più sulle questioni, sulle malattie tumorali, perché evidentemente sono quelle più gravi. Cioè, non è che siano solo le uniche gravi, comunque, i dati INAIL ti dicono da circa 2.000 all'anno, però dico che sono sottostimati perché pensiamo solo che le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto sono ogni anno i morti per amianto solo di una malattia, che è il mesotelioma pleurico, sono 1.400. I tumori del polmone nel periodo di grande lavoro erano considerati il doppio dei mesotelioni, no? E quindi però c'è una differenza perché il mesotelioma c'è un tempo di latenza molto lungo, ci vogliono magari 40 anni prima che si manifesti, mentre invece il tumore del polmone c'ha un tempo più ristretto. Però è sempre un tumore, è sempre qualcosa che, salvo una grande fortuna e una grande organizzazione che riesce a essere preso all'inizio, non ti porta certo a guarigione, come del resto il mesotelioma, lì non c'è nemmeno lo stato attuale, purtroppo anche ci sono delle ricerche ma non c'è la possibilità di guarigione, tempo di vita medio un anno. E quindi noi siamo di fronte a questo fatto che ci sono le malattie professionali, i tumori professionali sono quelli più pesanti, ma non sono solo, che ne so, il numero maggiore sono le malattie osteoarticolari, no? Che naturalmente sono qualcosa che non ti fa vivere bene, evidentemente, anche magari non ti ammazza, o meno non ti ammazza subito, ma però è una condizione di questo genere. E il tutto è assolutamente peggiorato dalla situazione legislativa, no? Poi qualcuno ne parlerà magari più in dettaglio, però è chiaro che se io sono in una condizione, dico, tempi antichi, le lotte che abbiamo fatto e che hanno portato alla legge 300
nel 1970 lo statuto dei lavoratori, in cui c'era un bel articolo che ci diceva che non si poteva licenziare se non per giusta causa, questo era un deterrente grandissimo rispetto al discorso della salute nei luoghi di lavoro, perché oggi nessuno parla, nessuno, cioè comunque ci sono grandi difficoltà a fare il lavoro che si faceva prima, ricostruire il ciclo produttivo, vedere quali erano le condizioni, perché le persone, i lavoratori hanno paura a denunciare, hanno paura a dire che cosa succede, proprio a causa del discorso del mantenimento del posto di lavoro. Tanto più poi con le varie leggi che sono state fatte, che hanno aumentato la precarizzazione del lavoro. Un lavoratore precario è assolutamente interessato a star zitto, perché ha paura evidentemente che non gli rinnovino, se è previsto la possibilità di rinnovare il lavoro, e quindi resta disoccupato. E quindi diciamo questo è una condizione che, cioè io ricordo quando lavoravo in fabbrica, facevo il saldatore negli anni 70, se mi dovevano licenziare, non mi hanno licenziato, ma se mi dovevano licenziare andavo alla fabbrica di vicino, perché venivo assunto subito. Oggi non è proprio assolutamente così, e quindi prima c'era l'articolo 18, prima c'era la possibilità, prima c'era l'idea di come difendersi nei luoghi di lavoro dal punto di vista della salute, no? Che siamo passati dalla condizione di monetizzazione, che prima delle lotte del 68 la difesa dei luoghi della salute nei luoghi di lavoro era data dai contributi in più che si ricevevano per la nocività. No? Quando c'è stato questo radicale cambiamento, è stato un cambiamento culturale, è stato un cambiamento dovuto alle lotte, si è passati al discorso che la salute non si vende, e quindi bisognava fare la ricostruzione del ciclo produttivo, delle sostanze, l'ambiente, l'organizzazione eccetera, e quindi rivendicare un lavoro migliore, no? E questa cosa è durata un po' di anni, poi se facciamo il grafico, questo grafico scende sempre di più fino ad arrivare ai nostri giorni, in cui la ragione principale per cui non abbiamo più questa possibilità, pur invece essendo aumentate, essendoci alte tecnologie, alte possibilità anche di conoscenza e di rispetto alle malattie, di cura e a volte di guarigione, nonostante tutto questo la situazione è comunque peggiorata. E quindi il discorso che facciamo, e quindi chiudo, è quello di, non dico ritornare, perché le cose non è che ritornano facilmente, però pensare che se non c'è un'organizzazione, se non c'è una condizione di coscienza, di presa di coscienza da parte dei lavoratori, non si riesce a cambiare, non si riesce a cambiare dall'esterno. E oggi la grande difficoltà è anche questo, che abbiamo dei sindacati che non sono assolutamente in grado di fare il loro lavoro. Chiudo semplicemente dicendo questo, non solo, ma la legge di riforma sanitaria che è venuta fuori dalle lotte del 68, anche se è stata fatta 10 anni dopo, ma oggi i sindacati fanno i contratti di lavoro per distruggere la sanità pubblica con il discorso della sanità integrativa. E quindi questa cosa qua è assolutamente deleteria anche rispetto al discorso della salute nei luoghi di lavoro, anche perché l'idea culturale distorta che è stata messa dentro nella gente è che tu più esami, più visite fai e più sei sotto controllo, e quindi la tua salute viene salvaguardata. Quindi questo è secondo me un discorso che va assolutamente messo in discussione.